alcuni punti degli interventi. Prego, Assessore. Sì, grazie. Io permettetemi in questa sede di ringraziare la Presidente Zotta che ha ricordato il percorso che abbiamo fatto e con lei tutti i consiglieri anche della Commissione, e perché è stato un lungo percorso, giustamente veniva ricordato quello che ha portato a questa delibera, proprio perché appunto abbiamo cercato di ascoltare per poter prendere poi delle decisioni anche alla luce sia dei dati forniti appunto dal Dipartimento che ci hanno permesso di entrare molto nel dettaglio, sia appunto anche dall'ascolto dai dirigenti scolastici, alle famiglie, agli insegnanti e ai diversi operatori del settore. Allora, prima di tutto vorrei puntualizzare alcuni aspetti. Innanzitutto il passaggio è progressivo, questo non è banale, nel senso che noi avremmo potuto fare delle scelte diverse, no? Invece abbiamo previsto un passaggio progressivo rispetto alla situazione appunto del servizio mensa centralizzato. E io non a caso nell'illustrazione della proposta di delibera non ho parlato di risparmi, perché quello dei risparmi è una parte del ragionamento. Vi posso dire che chiaramente dal punto di vista delle scuole che stanno scegliendo, abbiamo gli ultimi dati dal Dipartimento, sono 31, no? Le scuole che hanno già scelto il passaggio al centralizzato prima appunto dell'approvazione di questa delibera, quindi dobbiamo anche leggere, l'ascolto è anche questo, insomma leggere, no? I dati e quali sono le intenzioni delle scuole. Le scuole che vorranno continuare a farlo potranno continuare a farlo, abbiamo messo appunto questo termine, come veniva ricordato, del 2020. Però io in questa sede vorrei portare, proprio anche alla luce del tempo che abbiamo a disposizione, mi soffermo su alcuni aspetti, uno che a me particolarmente sta a cuore, perché voi sapete che con un servizio così delicato per i bambini, per i ragazzi, il tema della qualità è un tema centrale, quindi anche dei controlli e delle ispezioni. Allora, rispetto al controllo e le relative penali per l'anno scolastico 2015-2016, c'è una differenza a mio avviso sostanziale, il totale delle ispezioni complessive sono state 740, di cui le ispezioni per l'appalto centralizzato 621, le ispezioni per le mense in autogestione 120, ma il dato è che le penali in appalto sono state 37, quindi una penale ogni 16,8 ispezioni. Le penali in autogestione sono state complessivamente 3, quindi una penale ogni 40 ispezioni. Questo è per dire, consiglieri, che può essere letto anche in un altro modo tutto questo, cioè il rapporto diretto, il fatto che un dirigente scolastico sia poi la stazione appaltante in qualche modo. Ricordo che i disservizi, in questo caso le eventuali penali, sono demandate ai singoli dirigenti scolastici, quali gestori del contratto. Allora, questo per me è un dato, rispetto insieme agli altri, che ci ha portato a fare delle riflessioni molto approfondite sul tema appunto della qualità anche del servizio che viene erogato e di come garantiamo questa qualità. Quindi noi, questa scelta per noi appunto è stata molto approfondita anche nei dati rispetto a quanto veniva richiesto. E ci consente di omogeneizzare il servizio reso. I risparmi non sono dei risparmi soltanto economici, ma pensate soltanto alla riduzione dei costi amministrativi, cioè ogni scuola a quel punto in autogestione. Poi vorrei parlare dei residui. Nell'incontro con gli insegnanti, con i dirigenti scolastici, questa questione dei residui, lo facciate riferimento anche a voi, no? La possibilità delle scuole di utilizzare direttamente i residui. Allora, questo è l'elemento secondo me più interessante, secondo noi più interessante, e dal quale noi abbiamo chiesto, per il quale abbiamo chiesto un approfondimento e un tavolo permanente anche con i dirigenti scolastici, perché il fatto di far tornare direttamente alle scuole eventuali residui è un tema importante, questo, perché come sapete rispetto alla normativa in vigore adesso lo possono utilizzare per 3 attività precipue che riguardano le scuole, quindi il fatto che tornino agli studenti e quindi indirettamente alle famiglie è un aspetto per noi importante, e quindi stiamo, come veniva ricordato dalla Presidente Zotta, proprio facendo degli incontri per capire come replicare questo. Qui c'è una questione anche rispetto a dove stanno le scuole in autogestione che io mi permetto di portare alla vostra attenzione, perché le scuole in autogestione rischiano di diventare, se noi non diamo la possibilità di far ritornare a tutte le scuole, in qualunque territorio siano, tanto per essere chiari, sia centro che periferia e le varie periferie di Roma. Quindi il dato importante è che i residui possano tornare agli studenti tutti, non soltanto a quelli delle scuole in autogestione. E su questo noi ci impegniamo e stiamo già lavorando per capire appunto come fare.
Abbiamo fatto un lungo percorso di ascolto che ci aiuterà, quanto previsto anche dalla proposta di delibera, a entrare molto nei dettagli, anche grazie alla direttiva appunto che stiamo preparando. E qui ricordo, avete portato l'attenzione dal vostro punto di vista soprattutto a questa scelta di operare a favore appunto di un sistema centralizzato, ma ricordo che una parte per noi altresì importante è tutta la parte dei controlli che vengono realizzati, quindi ricordo il servizio dietetico da parte del Dipartimento dei Servizi Educativi, c'è un ruolo per i municipi, ma in particolare le commissioni mensa, che lì dove sono attivi, come sapete, anche i genitori, noi ecco intendiamo quelle rafforzarle, perché pensiamo che sia il combinato disposto di diverse tipologie di controllo quello che ci garantisce una qualità di questo servizio. E poi verrà incrementata evidentemente la parte che era già prevista, ma che non sempre è stata adeguatamente realizzata, di educazione alimentare, perché è una grande opportunità. E poi vorrei ricordare, e chiudo con questo, che in una fase di anche impoverimento delle famiglie il servizio mensa, la possibilità di avere un pasto adeguato, diventa importante in particolare per le famiglie che vivono in situazioni di maggiore svantaggio. Quindi in questa nostra condizione economica, nella situazione in cui si trovano tante famiglie che vivono su Roma, diventa ancora più importante dare importanza a questo servizio. Grazie.